Nel 1904 Giuseppe Pellizza ha 36 anni. Ha alle spalle un percorso di ricerca che l'ha portato ad essere uno dei più convinti pittori divisionisti, intendendo la tecnica liberamente, non come fine, ma come strumento per raggiungere effetti di intensità luminosa altrimenti impossibili. Dal vivace controluce di sulfienile, 1893, al simbolismo luminoso carico di valenze sociali di quarto stato, 1901, al raffinatissimo ed emozionato sorgere mattutino del sole, 1904. Nel nuovo secolo l'interesse per la montagna, dalla catena appenninica più vicina a Volpedo a quella alpina che poteva vedere da lontano, si acuisce, sollecitato anche dal desiderio di vedere i luoghi in cui aveva operato ed era morto Giovanni Segantini, legato a Pellizza da sincera stima ed amicizia. In attesa di raggiungere le alte vette alpine per rendere omaggio all'amico, programma un viaggio sulle più vicine alture dell'Appennino. Comincia a pensarci già nel 1903, quando scrive all'amica Neera. Io amo troppo la vita libera e solitaria nel verde della campagna per abituarmi alla vita cittadina. Sento anzi che dovendo muovermi salirei invece di discendere e non è improbabile che per l'Appennino io salga in seguito sull'Alpe, ove già l'amico nostro riposa nella sua gloria. Due pellegrinaggi segantiniani lo porteranno in Engadina e al Maloja nell'agosto 1904 e poi ancora nell'estate 1906. A spese proprie e del dottor Klein porrà anche una lapide a ricordo dell'amico. Al viaggio nella vicina Valle Staffora e sulle sue più alte propaggini, Pellizza si prepara con cura, con puntuali informazioni cartografiche e notizie sulle possibilità di sosta. E nel maggio 1904 chiede il porto d'armi agli uffici del comune di Volpedo. Il 23-24 maggio Pellizza compie una prima breve puntata esplorativa al Passo del Penice, per poi tornare con una visita più lunga nell'estate, a partire dall'11-12 luglio. Nel corso del viaggio informa puntualmente la famiglia. Varzi, lunedì mattina, ore 5:30 dell'11 luglio 1904. Carissimi, sto per partire alla volta del Penice. Il tempo è bello, spero di fare buon viaggio. Mandate qualche giornale. Spedendo, ricovero numero 2 del Penice. Salutandovi, vostro Pippo. Le tappe salienti dei viaggi di Pellizza sull'Appennino sono la cittadina di Varzi, il centro più importante dell'Alta Valle Staffora, a 461 metri di quota ai piedi dei monti, e il Passo del Penice, a quota 1149. Al passo, la strada che sale dalla Lombardia scavalla verso Bobbio, nel Piacentino. Vi si trovano all'epoca solo il ricovero provinciale, o ricovero numero 2, e una costruzione privata, la villa del marchese Fulcioni, che in seguito sarà acquistata dalla famiglia del giornalista, scrittore e partigiano Italo Pietra, 1911-1991. Il ricovero numero 2 era un ricovero provinciale, dove abitava il cantoniere incaricato della manutenzione della strada, ma fungeva anche da locanda per i viandanti. Vi alloggiò anche Pellizza, come si ricava ad esempio dalla ricevuta rilasciatagli da Rocchi Domenico, osteria del secondo ricovero sul Penice. La zona intorno al passo era allora completamente spoglia di vegetazione. Dal versante che porta alla vetta del Monte Penice, a 1460 metri di quota, era allora perfettamente visibile il piazzale sottostante occupato dal ricovero, come si ricava da immagini fotografiche del primo Novecento. Pellizza può osservare e riprendere il panorama, sostando a fianco della stradina che sale al monte, da cui si poteva godere anche una più ampia vista della catena montana. Oltre ad alcuni schizzi a matita che restituiscono con taglio panoramico l'Appennino, tre furono i quadri realizzati al Penice: Sassi Neri, l'automobile al Passo del Penice, ricovero numero 2 del Penice. Ricovero numero 2 al Penice riprende dall'alto il culmine del valico, la casa cantoniera e la villa antistante, ma facendola emergere come polo luminoso entro il veloce ma complesso gioco fatto di sfumature tonali di verdi, gialli e riflessi rossastri, il cui contrappunto compositivo valorizza l'idea di valico e di versante scosceso in una efficace sintesi luminosa.
L'accentuazione dell'aspro declivio, che appare anche nelle cartoline d'epoca, utilizza pennellate veloci e riassuntive per rendere più efficace la parte più luminosa della tela, il ricovero numero 2, posto sul valico al centro della raffigurazione. Lo esaltano le pennellate a striature verticali, che accentuano la ripida ascesa per poi dilatarsi e concentrarsi sulla contrapposizione dei due edifici, uno in ombra e uno in luce, e infine chiudersi sul fondo coi più dolci profili di monti, che fanno anche sfumare gradatamente i più intensi colori dei primi piani verso le più tenui tonalità atmosferiche del cielo.